Un saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento settimanale con Eurotruck Simulator 2 nella serie Vecchie Glorie dedicata alla mod per eccellenza del mitico Turbostar di Ralph Garage. Come sempre ringrazio moderatori, moderatrici, gli amici e le amiche, i sostenitori e tutti coloro che si iscrivono ai miei canali social. Se non lo hai ancora fatto, naturalmente, nella descrizione del video troverai un link per acquistare giochi scontati in multipiattaforma fino al 70%, oltre ai miei canali social e il link per scaricare e quindi visitare il sito internet di Ralph Garage. Mi raccomando, non scaricate altrove, questa mod perché non si sa mai, e soprattutto quando scaricate le mod ricordatevi che non devono contenere assolutamente dei file exe, i file esecutivi. Hi everyone, welcome to our appointment of the week with the Turbostar by Ralph Garage. And first of all, I want to say thank you so much to my moderators, friends, followers, people that are following my social media channel. And if you are not the one, you can do. You will find the link in the video description. Allora, ragazzuoli, oggi naturalmente portiamo avanti la nostra serie. Ovviamente auguro a tutti voi che state guardando questo video una buona continuazione e ovviamente un ringraziamento a tutti voi che in questo momento mi state facendo compagnia e soprattutto che sto facendo a voi compagnia. Allora, vediamo un po'. Dresden. No, allora era Danzica, quindi dobbiamo ricaricare il salvataggio. Mi auguro che abbiate passato un ottimo fine settimana, naturalmente con tutte le vostre le persone, insomma, che amate. E quindi mi auguro che abbiate passato un ottimo fine settimana. Allora, vediamo un po' se riusciamo a trovare. Allora, DZ. No, non si trova niente. Allora, vediamo un po'. Budapest, Cracovia, Cracovia. Allora, andiamo verso Varsavia. Ostrava, Ostrava, Ostrava. Allora, Repubblica Ceca, no. Allora, Cracovia. Andiamo a Cracovia, poi prendiamo Eurogoodies, ecco qua, che già ci troviamo qua. Cos'è che trasportiamo, quindi? È ora di andare. È ora di andare. Allora, ragazzuoli, iniziamo alla grande questa settimana. Naturalmente mi auguro che abbiate passato veramente delle ottime giornate. E noi naturalmente iniziamo, come si dice in gergo, col botto, con il nostro consueto appuntamento. Vi ricordo che siamo alla quarta edizione di questo, chiamiamolo così, tributo ad un grande mezzo, ma soprattutto ad un grande modder che naturalmente è Ralph, insieme a tutto il suo staff, che naturalmente ha
ai quali facciamo ovviamente dei complimenti. Al lavoro. Riorientamento. Perfetto, allora ragazzi, oggi trasportiamo le chewing gum, le gomme da masticare. Quindi ci mettiamo subito all'opera. Naturalmente facciamo un grande applauso a tutti voi. Che nonostante tutto ci siete sempre. E allora, detto questo, ragazzi, però avviamoci. Iniziamo il nostro bel viaggetto. Voltare a destra. Eccoci qua. Ci mettiamo in viaggio, ragazzi. Mi raccomando, diffidate dalle imitazioni. Il Turbo Star di Ralph Garage. Prepararsi a voltare a destra. Lo scaricate dai link che trovate nella descrizione. Voltare a destra. Del video. Willa Desmo carissimo. Buon pomeriggio a te, benvenuto nel canale, o bentornato, benvenuta. In questo momento ci troviamo a bordo del mitico Zoo del nostro Turbo Star by Ralph Garage. Buon pomeriggio, naturalmente, e buon inizio della settimana. Come si dice in gergo radio, buon inizio di settimana. Anche tu sei un appassionato del mitico Zoo qua di questo Turbo Star, no? Turbo Star è sempre con te. Permesso, signora, poteva essere, c'è una consegna urgente. Ovviamente stiamo trasportando del chewing gum, quindi qua non sappiamo come andrà a finire la consegno. Poi qua ci abbiamo Captain Price, ci abbiamo il nostro gattozzo che naturalmente si appisola sempre sul vano motore, e poi ci abbiamo Pikachu, il Pokémon che è perennemente raffreddato. Che battutaccia. Facciamo vedere un po' il Turbo Star qua, senza danneggiarlo. Ovvio, non è arte viva. Okay. Finirsi a destra e poi uscire a destra. Perfetto, allora per gli amici di YouTube, uscire a destra come e poi continuare dritto. Come nostro consueto, andare dritto. Vai ZDub, vai con Hyperlapse. Naturalmente voi amici ed amiche di YouTube vedrete questo video in Hyperlapse. Siete pronti? 3, 2, 1, ZDub, vai con l'Hyperlapse. Thank you.
Sì, porto tre rot. Io guido al navegar. Putre rotra più agi. La pegar della piaggia. Ma scedi quattro matai. Mi alzo alle 4 del mattino. E cocca quattro di 4:10. A volte mi sveglio più tardi. E poi vado al mercato. E poi vado al mercato. Yamakar kimalu. E faccio il carico di cocoperi. E per raffuccio i pip. Urrà! Uno e tre caiman e lori. Uno e tre caiman e lori. Tenersi a sinistra e poi voltare a sinistra. Oh, ok, a sinistra. Ma già siamo arrivati. Voltare a sinistra. Varsavia, no, siamo di passaggio, mi sa, Dovremmo essere di passaggio. Non urtiamo, altrimenti l'auto si inchioda, l'auto davanti. Ovvia. Ovvia. Ho fatto una manovra di rientro decisamente fatta molto, ma molto meglio. Che non si dice più meglio, si dice meglio. Non si dice. Tenersi a sinistra e poi voltare a sinistra. Va bene, giriamo a sinistra. Girat, sinistra. Voltare a sinistra. Blocco, alt. Blocco, avanti, marsh. Girat, sinistra. Oppa, oppa. Fermati, fermati, fermati. Oppa. Opla, l'ho fatto fermare, ragazzi. Il turbo sac è rispettato. Oh, prima che ci schiandiamo. Un vaccianura. Ah, qua ci fanno la multina. Quando è il limite? 50 km orari. Eccola qua, a macchinette. Abbiamo un quarto di serbatoio, appena consumato ci sta, ci sta, ci sta. A proposito di ci sta, amici ed amiche, se volete acquistare il vero cibo bio, biologico, italiano al 100%, vi invito a visitare il sito www.ipianibio.it. www.ipianibio.it, oppure per voi che siete in chat, punto esclamativo i piani. Thank you so much. Cibo biologico, quindi farine di faro, ceci, lenticchie, farine di faro, comunque visitate il sito www.ipianibio.it. Azienda agricola, azienda bio, i piani bio. Cercateli su Facebook ed Instagram. E mi raccomando, come dico sempre, sostenete ovviamente il comparto agroalimentare. Quindi se conoscete anche altre aziende, naturalmente andate a comprare anche da loro. Mi raccomando, sosteniamo la filiera agroalimentare italiana, compriamo a chilometri zero. Of the universe, anzi, the prince of the universe, era Highlander, l'ultimo immortale, era l'attore, se non ricordo male, era quello che ha fatto Balla con i lupi, Christopher Lambert, se non ricordo male, che ha fatto anche il personaggio di Braveheart,
duri a morire. Ah, siamo arrivati. Ostrike. Ostrarica. Ah, eh sì, ragazzi, siamo giunti alla termine. Abbiamo terminato questo terzo trasporto. Alla rotatoria, prendere la prima uscita. Prima uscita, ok. Allora, quindi approfitto come sempre per ringraziare moderatori, moderatrici, gli amici e le amiche e tutti voi, adesso. Naturalmente, che nonostante i problemi tecnici, eccoci arrivati, sani e salvi, e nonostante la qualità del video non fosse il massimo, siete rimasti a farmi compagnia. Ecco qua. Allora, quindi dicevo, grazie ancora a tutti. Thank you so much. Merci beaucoup à tous. È stato buono a you. Grazie. Grazie ancora a tutti. Un bacione tanto. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio. Mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram.